Benvenuti per Android.it, oggi abbiamo il piacere di provare Galaxy Note Edge. In questa breve video recensione vediamo le caratteristiche tecniche principali della versione di Note 4 con questa porzione di display curvo. Quindi ci sarà, oltre al display da 5,6 pollici, alla risoluzione di 2560 pixels in verticale e 1440 in orizzontale, questa piccola porzione di schermo. In questa porzione potremo mettere una scorciatoia alle nostre applicazioni preferite, tutte quelle che scarichiamo, così vi possiamo accedere in modo rapido. Si possono leggere le notifiche, le novità, aprendo dei video si può anche controllare pausa, avanti, volume, eccetera. E qui vediamo ad esempio 5 funzioni dedicate al software Pennino Note particolare, e qui le abbiamo viste tutte. C'è una sezione nelle impostazioni apposta per controllare, personalizzare, modificare proprio questa particolare sezione di Note Edge. La vediamo qui, schermo curvo, ma dedicherò a questa sezione un articolo scritto. Continuiamo con le caratteristiche tecniche. È in grado di collegarsi a internet alla velocità LTE 4G e registrare video a 4K, quindi con una risoluzione massima di 4608x3456 pixels. Le misure: 151,3 mm in verticale per 82 in orizzontale e uno spessore di 8,3 mm. Il peso di Note Edge è 174 grammi. La versione di Android ROM stock è Android 4.4.4. Aspettiamo presto l'arrivo di Android 5 Lollipop. Passiamo alle informazioni hardware. Abbiamo una CPU Qualcomm Snapdragon versione 805 con all'interno una CPU in grado di viaggiare alla velocità massima di 2.7 GHz a 4 cores. La GPU è un Adreno 420, quantità di memoria RAM 3 GB, quantità di memoria interna 32 GB, espandibile con microSD fino a 128 GB. Riprendiamo ancora il display. Diagonale di 5,6 pollici, risoluzione 1440x2560, una densità di pixel per pollice di 524. Tecnologia Super AMOLED, una quantità di colori del display di 16 milioni. Tecnologia del display Gorilla Glass di terza generazione. Passiamo alla fotocamera posteriore. Con sotto il sensore di battito cardiaco come da S5, il sensore della fotocamera interna è di massimo 16 megapixels, con autofocus, touch focus e LED, ovviamente funzione HDR, dual shot per fare fotografie sia del panorama a cui puntiamo che con un piccolo rettangolo anche dalla fotocamera principale, da 3.7 megapixels, e la troviamo in alto a destra. La parte di videoripresa alla risoluzione massima di 4K e 30 frame per secondo, autofocus, stabilizzatore video, funzione slow motion, e in un articolo ho visto che la funzione di stabilizzatore è migliore rispetto a quella di iPhone 6, sempre anche qui HDR, e è possibile prendere fotografie mentre si fa una video ripresa. Connettività, ovviamente Wi-Fi 802.11 ABGN e AC, Bluetooth versione 4.0, micro USB versione 3.0, andiamo a vederla nella scocca inferiore, mentre qui a destra lo spazio per il suo pennino, che se estratto mostra subito le funzioni di Air Command. Lo spazio destro è completamente dedicato allo schermo curvo, lo spazio superiore ha il bottone per spegnimento, blocco schermo, eccetera,
jack per le cuffie, spazio laterale sinistro e bilanciere del volume. Il bottone in alto è importante anche per prendere gli screenshot, che si prendono premendo lui e il bottone home. Guardate. Continuando con le caratteristiche riguardo la connessione al GPS, GLONASS e ovviamente NFC. Qui accanto al jack da 3.5 mm abbiamo anche la porta infrarossi per telecomando delle TV con l'apposita applicazione Watch On. La velocità di connessione LTE è in grado di viaggiare alla velocità massima di download di 100 MB per secondo e di upload di 50 MB per secondo. I sensori interni sono accelerometro, sensore di prossimità, giroscopio, barometro, bussola, impronta digitale che come per S5 si trova in questa zona. Per l'ultima caratteristica, cioè la capienza della batteria, ho tolto la cover posteriore. La capacità è di 3000 mAh, è rimovibile, quindi si può pensare a batterie maggiorate in futuro con cover dedicate. Colgo l'occasione per mostrarvi anche lo spazio interno di Note 4. Vediamo qui lo spazio per inserire la micro SD, qui per inserire la SIM, lo speaker e per la connessione a caricabatterie esterne. Qui vediamo il sensore per il battito cardiaco, che non fa solo questo. Riguardo le fotografie con la fotocamera frontale, passando il dito davanti al sensore farà partire lo scatto, quindi oltre al comando vocale con scatta sarà possibile fare fotografie frontali anche con questa nuova modalità.